Anticorruzione, controlli e trasparenza nella città metropolitana di Napoli e negli enti locali. È questo il tema del convegno svoltosi nella Sala Italia della Mostra d'Oltremare, promosso dall'ente di Piazza Matteotti e da Forma S.p.A. per fare il punto sulle linee evolutive del settore alla luce del nuovo piano nazionale anticorruzione e delle esperienze innovative condotte nella città metropolitana. Nel corso del workshop rivolto ad amministratori, segretari generali, dirigenti e funzionari pubblici, infatti, sono state illustrate le misure messe in campo dalla città metropolitana, che si è dotata di un apposito organismo di contrasto dei fenomeni di corruzione, composto da tre alti magistrati, quali Luigi Giampaolino, Carlo Alemi e Omero Ambrogi, oltre che di uno specifico sistema di controlli a feed forward, a screening e a feedback, coordinato dalla segreteria generale, che con l'ausilio di avanzate tecnologie di monitoraggio guardi alla prevenzione e alla fisiologia piuttosto che alla patologia degli atti e dei procedimenti amministrativi. Obiettivo trasparenza totale dunque. La prevenzione è fondamentale, ne sono assolutamente d'accordo. Quando arriva la magistratura è già una sconfitta perché siamo nella patologia. Quindi innanzitutto ci vuole onestà, credibilità e moralità, che dipende dalle persone, e quello è l'antidoto migliore per la corruzione e per l'infiltrazione delle mafie, quindi l'individuazione in modo corretto degli amministratori pubblici. Ma il tema della corruzione attiene solo alla politica, attiene anche agli aspetti della macchina amministrativa, anzi spesso è lì che si annidano fenomeni corruttivi e di malaffare, quindi c'è bisogno di prevenzione, c'è bisogno di trasparenza, c'è bisogno di regole chiare, molto spesso le regole sono confuse. Non più norme, ma regole chiare, la richiesta del sindaco metropolitano, che trova d'accordo anche il presidente Giampaolino. Le norme ne abbiamo già troppe in Italia, non è nella proliferazione normativa, in quello che siamo appunto iperregolamentazione, che vanno trovati i rimedi. I rimedi sono appunto quelli di una provvista seria, rigorosa del personale, quindi concorsi seri, professionalità molto curate e verificate, cioè una riforma che riguardi l'amministrazione. È la vera grande legge contro la corruzione, è una legge che riformi l'amministrazione. Attenzione quindi ai tempi dell'azione amministrativa, agli indicatori di qualità e alla misurabilità degli obiettivi, elementi che risultano essenziali per il contenimento della discrezionalità amministrativa ai fini della prevenzione della corruzione nell'interesse dei cittadini, che devono poter controllare anch'essi l'azione della PA, in particolar modo quando si tratta della realizzazione di numerosi ed importanti progetti. L'amministrazione, come è noto, guidata dal sindaco De Magistris insieme al Consiglio Metropolitano ha approvato con molta celerità il piano esecutivo di gestione dopo che era stato approvato il bilancio. Questo ci consente a tutta la nostra squadra operativa di metterci al servizio dei cittadini e di bandire intanto tutte le gare che l'amministrazione ci ha indicato. Sono circa 100 gare da indire da adesso fino a fine anno, con opere importantissime in materia di edilizia scolastica, in materia di strade, e proprio diciamo ci consente di far presto e bene questo lavoro, aggiungendo un'attività di controllo, di monitoraggio, che l'attività del controllo di gestione ha messo in campo, cioè come controllare e monitorare lo stato di attuazione di questi programmi. Nel prossimo anno si farà uno sviluppo dello studio per mettere a disposizione di tutti i nostri amministratori e anche dei cittadini la possibilità di andare sul web e verificare lo stato di attuazione di un'opera all'interno di un comune dell'area metropolitana, di una scuola, di una strada, di un intervento sulle coste, di un intervento in materia ambientale.